In una vita vissuta bene, ogni gesto accade nella luce giusta. Le nostre azioni, i nostri tempi, i nostri spazi, il tempo libero e gli incontri chiedono ognuno, ogni giorno di più, la propria illuminazione, pensata, progettata, speciale. Per questo Artemide, con lo sguardo profondo del design, indaga ogni aspetto del vivere quotidiano. E anche per questo Salone 2019 risponde con l'innovazione e la creatività ai nuovi bisogni dell'essere umano. Curiosity è nato dall'idea di offrire una piccola piattaforma display su quale tutti possono mettere un oggetto. È dunque una lampada super trasversale che le due tematiche che contiene sarebbero Deco e Expo. Expo servirebbe a mettere tutte tipologie di oggetti, che sia un oggetto di souvenir, un oggetto museale, un oggetto decorativo, un oggetto per ristoranti, l'olio, l'aceto, che lei contiene anche una batteria che dura fino a 16 ore, che dà la possibilità di prendersela con sé. Quest'anno con Artemide presentiamo un concept che vedrà la luce a breve. Hassel ha una lunghissima storia nell'ambito della progettazione di grandi uffici, di uffici complessi in tutto il mondo, per elevare il benessere delle persone che utilizzano quegli spazi pressoché tutto il giorno, e volevamo dargli la possibilità di accendere la luce, di spegnerla nella loro porzione o di dimerarla, o soprattutto di dargli la possibilità di avere una task light nel momento in cui, per esempio, hanno voglia di abbassare la luce generale e di avere una luce, diciamo un focus su un libro, per esempio. Questa forma, la sua apertura, diciamo, dà proprio la possibilità di diffusione massima della luce. Abnet è una lampada da esterno che nasce in quanto derivata da una nostra architettura, una comunità per giovani con disabilità, con vari problemi di disagio, gestita da Don Gino Rigoldi a Bisceglie. Si voleva trovare una recinzione che in qualche modo contenesse uno spazio, ma nello stesso tempo lo aprisse anche verso l'esterno. Questo elemento è stato poi ripreso in questa lampada, quindi è una lampada da giardino che vuole segnare dei percorsi, degli spazi, che illumina lo spazio, lo può dividere, ma nello stesso tempo questa luce conduce anche attraverso lo spazio. Look at Me è qualcosa che si rappresenta non solo come una lampada, ma come un sistema intelligente che si muove sia nella dimensione che sulle altezze, a seconda dell'esigenza che c'è di avere più luce o meno luce, quindi creare una certa atmosfera. Sempre di più gli uffici diventano domestici, quindi bisogna offrire un prodotto che funzioni sia sotto l'aspetto ottico, sia sotto l'aspetto proprio, diciamo, estetico, che dia più l'immagine di qualcosa di più casa, ecco, più residenza. Abbiamo curato in modo particolare il trattamento, ad esempio, del materiale, del metacrilato, questo materiale plastico che distribuisce la luce in maniera molto ampia nello spazio.